Siamo qua a Taggia nella splendida cornice del convento dei Domenicani. Siamo insieme al consigliere con delega alla cultura, Chiara Cerri. Ecco, la dodicesima edizione dei Presepi. Buona giornata. Intanto sì, sono soltanto col Covid abbiamo sospeso questa tradizione che per Taggia è importantissima perché tutti i rioni si mettono a disposizione e come vedete nella cartina che abbiamo divulgato su tutto il territorio, in vari punti troverete dei presepi che sono anche da cercare perché a volte sono dietro porticine, sono in salitine. Qui i Domenicani, ne abbiamo uno che è una chicca perché sono le figurine, le statuine del Saint-Antoine de Provence, quindi proprio allestite e curate nei dettagli dai vestiti, dal pane, quindi andate sicuramente a visitare alla fine di tutto il vostro percorso perché merita. Poi all'interno delle nostre chiese, quelle di Piazza Trinità, quella dei bianchi, dei rossi, lo troverete anche il presepe appunto fatto dai parroci, ma vi consiglio proprio nel centro storico di visitare e camminare perché scoprirete un sacco di sorprese. Ecco, un altro consiglio è quello di magari venirci il pomeriggio se potete. Giusto, era un consiglio che volevo darvi perché di mattina tanti sono chiusi, quindi vedete qualcuno dietro i cancelli, la chiesa di San Benedetto ad esempio è chiusa, quindi venite al pomeriggio con i bambini perché merita. Fino Fino a quando rimarranno in esposizione? al 7 gennaio. Allora invitiamo tutti a venire a vedere i Venite a bellissimi Taggia. presepi.